professor Cavalletto che assiste in un percorso educativo per un lavoro che faccio e ringrazio anche la formazione che ha avuto questa mia chiacchierata che vado a fare con il mio atto, con una persona che poi rientrerà in grado. Abbiamo guardato attraverso il foglio di partito di Giardino e di Dentro c'è il cinema. Così concludeva Alessandro Gatti, curatore di un volume AIC, l'Associazione Italiana di Cinematografia, su una sua pubblicazione dal titolo La musica attraverso la luce. E ce n'è anche un'altra, non mi c'è lì durante l'ultimo incontro per un omaggio che abbiamo fatto nel 30° anniversario della morte del pilota. Arrivò e disse: se il film ha bisogno della musica, il film è sbagliato. Per queste due situazioni non arriviamo. Su questa premessa, la Biblioteca Luigi Chiarini, facente parte del Centro Sperimentale di Cinematografia e quindi specializzata e proiettata in questo settore, è inteso accettare l'inserimento di fondi musicali per film nella propria dotazione e catalogazione per completare l'offerta di consultazione agli studiosi di quest'arte. In questo odierno contesto, io rappresento la figura professionale del fonico o tecnico del suono, che ha lavorato alla fianco di compositori di musica da film, per avere una registrazione delle loro esecuzioni orchestrali, seguendoli nel montaggio, nei premissaggi, inserendoli nella colonna finale del film, rispettando le formalità tecnologiche, ma soprattutto, per quanto mi concerne, la trasformazione dell'aspetto creativo dalla carta pentagrammata alla copia stampata del film. Sotto la dizione musica per film, a mio parere, si configura creatività e tecnica musicale inserite in un racconto che più autori hanno già delineato in forma narrativa e strutturale. È un incontro. La forma e i contenuti musicali devono essere in grado di conferire l'armonia ad un racconto filmato che solo la musica può dare. La prova più eclatante è che cambiando la musica o il compositore, il racconto filmato, come percepito dallo spettatore, può drammaticamente cambiare. Un'opera lirica è una storia stampata in un libro, le cui pagine riportano l'intera partitura musicale e nelle quali partitura, in alcune righe, si riferiscono alla narrazione cantata. È semplice, facilmente riconoscibile, catalogabile, consultabile, è un libro. Completamente rovescia è da considerarsi la musica composta per un film. Una sequenza di brani basati su tematiche uniche o intarsiate o diverse, variamente orchestrate, modulate, adattate all'immagine, sincronizzate, tese a seguire i personaggi o l'azione, accomunandolo o distaccandosi da essa in modi espressivi o formali, sempre diversi, e quando necessario, con forti sonorità e accentuazioni sincronizzate di tipo musicale o di natura semplicemente effettistica. Fate di tutto. Ma nell'ipotetico libro del film, questi brani diverrebbero solo inserti di pagine di partiture musicali tra pagine scritte di dialoghi o di descrizioni di situazioni sceniche. Di qui una certa problematica su cosa vuol dire avere o parlare di una musica di film, specialmente se andando oltre quel periodo che senza oggi discutere, ma si entra nei periodi dal 60 in poi. Antecedentemente, se qualche grosso compositore scriveva la musica, non scriveva 30 secondi, 80 secondi, 120, 4 minuti, scriveva una partitura che veniva eseguita. Nel tempo, solo il titolo del film o i loro grandi temi musicali faranno rivivere nella mente dell'ascoltatore il ricordo della visione del film, così come nulla vieta che con una successiva elaborazione orchestrale o una multi-editing, tagli, eccetera, alcune composizioni di particolare spessore tematico abbiano avuto o avranno sempre fruibilità e successo al di fuori del film per cui sono nate. Riporto un virgolettato. La musica per film è rappresentata da una serie di brani scritti normalmente su ordinazione di un regista. I rapporti del musicista con il regista partono sempre da sottili, misteriosi legami personali. Se c'è questo legame non ci sono diversità di carattere, idee diverse, eccetera.
se questo legame non c'è, è un lavoro come un altro, che ha un risultato se il musicista sa fare il suo mestiere e riesce a tradurre in qualcosa di accettabile anche quanto non può condividere. Il musicista è sempre stato scelto, poi poteva accettare o meno, ma questa era una sua scelta di vita. Un musicista che si dedica alla musica del film non deve essere un burattino, un arlecchino servo di mille padroni, ma solamente un servo della sua conoscenza e deve sapere fare di tutto nella maniera migliore. Chiuse virgolette, e questa è una citazione di Carlo Savinato, bello, e la riporto perché trovo che c'è tutto un passaggio, chiamiamolo terreno, su cos'è la vita di un musicista da film che scrive per un film. Vorrei far partire, se possibile, una chicchetta che è venuta fuori recentemente su Fellini. Fellini che assiste all'incisione del playback delle musiche del film Casanova. Parte della seconda, no? Anche della prima, è sempre in due, perché sennò diventa una pare complicata. Allora, guarda, una volta che davvero completo, la seconda volta. Beh, registriamo pure, eh? Allora, Federico, iniziamo, Federico? Sì? Quel piattino lì, si sente? No. No, beh, allora bisogna che si senta. Fa un po'? Il pezzo è finito, noi però andiamo avanti fino alla fine del tratto. Tutto come Piero, allora arpa, allora fa lei il motivo e tu fai il gruppo. Sentiamolo così, lo Per il Casanova, Nino Rota ha composto i motivi musicali prima ancora della lavorazione del film ed essi sono stati utilizzati in playback già durante la colonna musicale. Pianoforte, celeste, clavicembalo, un flauto, l'arpa sono per lo più gli strumenti impiegati. Anche qui niente di definitivo, si cambia. E di testa si farà venire dalla Germania l'art de verre, l'ormai rarissimo strumento settecentesco composto di calici di cristallo. Però Rimi, scusate, bisogna dargli un minimo di verosimiglianza, sennò è un pasticcetto tutto quanto. Se lo guardi un momentino. Io disegno il tempo perché bisogna segnarlo, però non va così preciso. Tu stai suonando per conto tuo in attesa di cominciare. Ci sono finito brigata con gli ottavi. Non è così. Aspetta, fagli un secondo momentino, guarda la parte. La fa come improvvisato. Guarda capo tutti quanti. Ma non lo fai con lo sfondo di altri? Deve sempre predominare il clavicembalo? Michel Piccolo doppierà Casanova in francese. Tempo e inferno, a che ad un inferno.
non si capiva di qua, ci finito, come poi sarebbe stato nel film. Incredibile Fellini che gira, fa modificare, fa con la sua fischietta lui, eccetera, e si passavano i giorni per fare queste cose, però quando sento parlare della difficoltà di un musicista per soddisfare un regista, no, sono notevoli. Nel pensare ad una musica per film, dobbiamo sempre aver presenti alcune notazioni, considerazioni o imposizioni prevalenti e vincolanti. Primo, la musica viene registrata e correlata alle immagini in modo sincronico e tale rimarrà in maniera indelebile nel tempo, in contenuti, livello, spazialità in tutte le future proiezioni. È un'esecuzione che non ha alternative. Dalla fine degli anni 50 a oggi, l'evoluzione tecnologica del sonoro cinematografico nella registrazione e riproduzione del cinema ha subito cambiamenti qualitativi e dinamici molto evidenti, di continua evoluzione. Il microfono, le nuove sorgenti elettroniche, le manipolazioni oggi disponibili nei computer musicali sono in grado di interagire a volte molto profondamente rispetto all'ideazione musicale e all'orchestrazione, realizzando quello che mi permetto di identificare come la scrittura sonora della partitura. Molte partiture oggi portano indicazioni nemmeno più di che strumento, si mette il nome del solista, citazioni Rota, Fellini, Modicone, eccetera, Edda la voce che canta, Asciolla e la viola che... cioè si scrive per microfono, si usano termini, questo deve essere ampio, stretto, riverberato, eccetera. Quindi tra la scrittura e il sentire ci sono dei processamenti tecnologici oggi che possono essere molto invasivi. La tecnologia multicanale di allestimento e fruizione di una colonna sonora, il Dolby digitale, 5+1, eccetera, rispetto alla musica, dà un supporto emotivo all'immagine che è completamente cambiato rispetto a quello che era una volta. Quando noi parliamo di grossi musicisti che hanno scritto, si parlava di un'esecuzione musicale, quella era, non si toccava, ma era un microfono, un altoparlante e basta. Oggi la fruizione del suono in uno spettacolo cinematografico può essere completamente rovesciato. Oggi si può far sentire lo spettatore seduto in sala immerso dentro un'orchestra rispetto a una situazione che sta sullo schermo. Questo ha cambiato completamente la tipologia di incidere la musica, di concepirla, perché oggi la musica ha un vantaggio rispetto a tutti gli altri suoni, che può essere facilmente modulato dal musicista che sa cosa fare per far apparire quello che si vuole in quel momento con quell'intensità e in quella posizione spaziale. Quindi nessun altro ambiente è fatto così, perché uno si può mettere il tuono, ma il tuono viene quando viene, non quando voglio dire in mezzo a una parola o a quella parola, eccetera. Quindi c'è una mistificazione, una mastificazione, scusate la parola, ma
di una musica che, primo, non deve essere più sentita, deve essere goduta, perché ci sono sullo schermo e per la sala 300 altri suoni contemporanei. Quindi si gioca più sul fatto che la musica trasmetta inconsciamente allo spettatore una sensazione che è quella che si vuole avere, diegetica o acusmatica, come si vuole, cioè vera, non vera, eccetera. Però non deve essere più praticamente sentita. Questo mi spiegherebbe perché dagli anni 90, non so, non esistono più temi da film che si cantano se non sono film alcuni. Una volta era prassi che uscivano film che avevano successo, va bene, c'era un tema melodico. O non si sanno più scrivere i temi melodici oggi, oppure la musica la si gode al cinema, non la si sente. Il che fa ritornare vera quella dizione che io sento la musica solo quando il film non dice niente. Se il film non dice niente mi metto a guardare la fotografia, mi metto a sentire la musica, ma oggi il film con le tecniche di oggi, tagli, cuci, montaggi rapidi, eccetera, uno c'è come ci sono questi rumori del ventilatore, del proiettore, eccetera, ma non c'è quella padronanza della musica che influenza direttamente. Questo è il compito difficile di un musicista di oggi. Teniamo anche presente che il musicista di oggi, sempre meno musicisti classici, si avvicinano a scrivere la musica da film. Ma la musica da film oggi la possono scrivere tutti, il portiere dell'albergo, mentre non sa cosa fare, c'è un computer sul quale può fare musica. Il problema è fare quella giusta, quella che vuole il regista. Il 3D che sta arrivando al cinema e che dovrebbe arrivare, che vorrebbero che arrivasse nelle televisioni, qualche cosa al 3D cosa si fa? Bisogna far arrivare il suono addosso alla testa dello spettatore, non si sa bene dove si andrà a finire, ma rimarrà questo suono, si parla di un suono di colonna sonora formato da della musica, ambienti, parlato, eccetera, eccetera, ognuno con una sua profondità. Di qui nasce il problema che cercare di individuare il supporto musicale oggi a un film credo diventerà sempre più complicato o difficile, proprio perché non si riesce più a inquadrarlo esattamente per quello che doveva essere la funzione sua iniziale. Soprattutto, per esempio, la registrazione porta che la presenza di un'immagine reale di fronte allo spettatore richiede una speciale orchestrazione in un modo oggi di sentire, che è esattamente l'opposta di una registrazione discografica, che è completamente diversa, perché nella discografia non c'è un'immagine. È la musica che deve dire il violino sta lì, oppure c'è un'idea, c'è un qualche cosa. Cioè c'è un rovesciamento, c'è anzi una separazione netta, ci dovrebbe essere la musica da film, che è quella che ti fa godere, la musica da disco, quello che ti fa vedere una cosa che non c'è. Soprattutto c'è una cosa importante oggi nel suono del film, che è la parola. La parola ha una propria qualità o musicalità linguistica. Noi facciamo scuola degli esperimenti di prendere i film piccoli corti fatti dai ragazzi e farli doppiare in altre lingue. Ma il film può, passando da una lingua all'altra, può improvvisamente prendere una musicalità che non c'è la musica, ma il parlato gli fa la musica, se poi entra la musica ed è coerente al contesto, può cambiare completamente il film. Questa è una cosa che per esempio gli americani stanno molto attenti a fare, facendo dire quello che si vuole emozionalmente e soprattutto dagli occhi. Il film americano gira tutto il mondo perché tutto il mondo capiscono dagli occhi che cosa ti voglio dire. Poi l'informazione dice se voglio il caffè o il tè. No, ho bisogno di dirlo, non riesco a farlo. Ma di base sussiste questo. E questo non c'è lingua diversa che possa cancellare questo. Noi invece siamo più per la presa diretta, perfetta, eccetera, che va bene perché è italiana. E poi? Ah, poi si vedrà. Allora, chiuso questo argomento, vorrei parlare dei fondi per la musica per film della Biblioteca Luigi Chiarini, perché mancando mio fratello, insomma, avendo a disposizione la biblioteca, avendo a disposizione 260 partiture scritte per film, un sacco di cose, eccetera, è venuta l'idea di fare una particolare utilizzazione di un fondo musicale, cioè poter disporre di una serie di partiture musicali inerenti al film, che potessero essere esaminate però facendo il percorso partendo da come era partito il film, cioè un incontro con regista, musicista, nascono le prime idee musicali che vengono riportate in quello che si chiama il brogliaccio, nascono le registrazioni originali della musica,
nascono i messaggi, i film. E la biblioteca Luigi Chiarini, visto che nell'ambito della, cioè, della fondazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, c'è cioè Cineteca, Biblioteca, Biblioteca, c'è di tutto, permetterebbe su certi fondi di poter non solo esaminare una partitura, ma vedere come è nata, sentire, leggendo la partitura, la registrazione originale di tutti quei pezzetti che oggi compongono il film, e dopo vedere con la videoteca, vedere con la partitura, vedere la videoteca. È un'esperienza molto interessante di vedere una partitura di musica e il film che scorre, perché si può capire anche solo dall'entità delle macchiette nere messe sui pentagrammi, si può identificare l'andamento di che cosa vuol dire quella musica che si sta sentendo. Quindi è un'offerta agli studiosi piuttosto interessante. Rapidamente la biblioteca è locale, perché ovviamente la biblioteca centra le sue cose sui nomi dei registi, dei sceneggiatori, di tutto quello che è riviste, eccetera, quindi già dal 1935 che sta lì, e ha tutta la parte critico, storiografica, eccetera, del cinema italiano. In più ha... sì, perché sono dati 94.000 volumi, eccetera, ma quello che è importante sono i fondi che sono apparsi, che c'erano ma non erano evidenti. Il fondo Lux Rizzoli, per esempio, ha le prime composizioni, il primo film di Nino Rota, 1934, il secondo del 44, ha alcune volte le partiture, alcune volte ci sono le parti musicali, cioè questo fondo, il famoso fondo Lux, è stato lasciato lì dal copista. Il copista era la persona che prendeva la partitura scritta dal maestro e faceva tutte le parti per i violini, eccetera. Poi si vede che questo materiale era rimasto dimenticato, hanno fatto un pacchetto e l'hanno buttato lì. Per cui oggi abbiamo, per esempio, nel maestro Cicognini due film di cui noi abbiamo le parti per orchestra, noi abbiamo le partiture perché il maestro Cicognini ha buttato tutto a mare, a fiume, tutte le sue opere in disaccordo con la cultura che gli aveva fatto scrivere delle musiche neorealistiche che lui non voleva scriverne delle altre, no? Una famosa riunione a Trento, no? Un convegno a Trento, lui si lamentò di questo, dopo due anni, una mattina gli prese e buttò via tutto. Esiste la partitura, la registrazione originale di Goffredo Petrassi di Risomaro, che tra parentesi era molto più lunga di quella che è andata a finire nei titoli. C'è musiche di Previtali, Rustichelli, Tomasini, La Quadra, un sacco di altri numeri. Sono parti e partiture, parti di orchestra. C'è un fondo Savina c'è tutta la musica della vita sua, era uno abbastanza ordinatino, per cui era tutto già catalogato, eccetera. Sono più di 400-600 documenti di cosa lui ha prodotto, 200 passafilm, documentari, cose classiche, eccetera. Di questo abbiamo quasi... di queste ce ne sono 250 colonne sonore che lui ha scritto, più di 120 registrazioni originali su nastro che stiamo adesso riversando su CD in maniera che uno possa sentire tutto. E tutto quello che vuole, e allo studioso, quello che vi dicevo prima, può essere data la possibilità di visionare, per un fonico parlare al microfono, una cosa terribile. Faccio parlare gli altri, sentire mio fratello è terribile. Ripeto, l'importanza di particolarmente questo fondo è di poter leggere il brogliaccio, vedere la partitura, vedere il film, mettere tutto assieme e fare proprio un percorso da quando ci si incontra. Questo va anche per altri musicisti. C'è un fondo Gelmetti che ha insegnato per diversi anni alla scuola di cinema e ha lasciato tutte le cose che stavano a scuola, perché lui è stato l'unico maestro di musica che per un certo numero di anni ha insegnato alla scuola a come si faceva la musica per i film. C'è un fondo Salone è un copista moderno, il fondo Lux è un certo Cangemi che è mancato credo negli anni 50, Salone è mancato negli anni 2000, e lui ha raccolto quasi 50 anni di registrazioni musicali, di partiture di musiche da film.
Molti maestri si sono ritirati le partiture, molti maestri no, loro non sanno che le loro partiture stanno qui dentro, partiture originali, però ci sono le parti per orchestra, quindi sarebbero riproducibili, solo che ha lasciato un po' molto in confusione, per cui ci vuole un lavoro di prendere e di mettere a posto. Però il nome dei musicisti, come voi potete vedere, è molto, molto alto, sono 150 partiture, quindi sono, è un fondo che coinvolge 200 musicisti, quasi la storia del cinema dal 40, dal 60 al 2000. Diciamo. C'è un fondo Michetti Ricci che è soggetto di sceneggiatura e soprattutto c'ha gli spartiti delle canzoni di allora, spartiti proprio originali che sono rimasti lì, ma canzoni e canzoncine proprio. Walzer, Foxtrot, Tango, Marcia, Slow Fox, insomma cose dell'epoca. E poi abbiamo qui il fondo Lavagnino, però io che vorrei lasciare la parola alla dottoressa De Naldo, perché lei ha lavorato su questo fondo moltissimamente recente, cioè vieni pure qui. Grazie, grazie, buonasera anche da me. Allora, il fondo di Angelo Francesco Lavagnino, come si vede, è stato costituito nel maggio 2009 ed è confluito presso la Biblioteca Chiarini, dove è stato parzialmente riordinato e soprattutto catalogato e ricollocato. Allora, la consistenza del fondo è 343 faldoni, circa un po' più della metà di questi faldoni risalgono all'ordinamento e condizionamento originale nel cui ambito il fondo è pervenuto alla biblioteca. E questo ordinamento è stato prestabilito dallo stesso Lavagnino. E poi è proseguito secondo i criteri stabiliti da Lavagnino a cura della famiglia e degli eredi. Un po' meno di metà del fondo, quindi tutto ciò che resta, è stato ricondizionato in faldoni o in astucci a cura del personale della biblioteca, seguendo un criterio leggermente diverso. Se si può dire sostanzialmente che il criterio di Lavagnino fosse cronologico, non fin dall'inizio, diciamo che se l'arco cronologico coperto dall'attività che è testimoniata nel fondo va dal 1935 al 1988, il grosso delle composizioni risale agli anni tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60. E all'interno di questo arco il condizionamento operato e stabilito dall'autore riguarda soprattutto le composizioni degli ultimissimi anni 50 e che arriva fino a metà anni 60 circa. Il condizionamento fatto durante quando il fondo è pervenuto presso la biblioteca ha seguito criteri più tipologici che cronologici, anche perché il resto del materiale che era sciolto, soprattutto per quanto riguarda alcuni documenti fondamentali, cioè i quaderni di appunti e i block notes, intermediare su di essi e imporre ad essi lo stesso tipo di ordinamento che era stato iniziato dall'autore avrebbe causato una forzatura e avrebbe cancellato tutte le informazioni di carattere storico che sono invece conservate all'interno dell'ordinamento d'autore, che infatti, dopo vedremo per quanto riguarda gli esempi di catalogazione, è importante perché rispecchia non tanto una successione cronologica dei film, ma una successione cronologica o una coincidenza cronologica della lavorazione dei singoli film, che spesso avviene contemporaneamente. Quindi le informazioni che ne derivano sono estremamente importanti. Ecco qua. Sono state mantenute le cartelline originali, quando possibile, per un rispetto di recupero filologico dei materiali originali. Per lo stesso motivo, eventuali casi di sostituzioni o di confluenze di singoli M da un film, ovviamente tutti gli M avevano
apposta una sigla riferita al titolo del film a cui facevano riferimento, che era stata data dall'autore stesso. Nel caso di spostamento di singoli N che finivano da un film, da una cartellina, quindi dai materiali di un film all'altra, non è stato operato una fittizia ricostituzione dell'originale, anche perché molto probabilmente casi di questo genere avvenivano a passi di riutilizzo degli stessi materiali musicali. Il materiale è stato collocato in uno spazio appositamente adibito, come si può vedere. I criteri seguiti sono di conservazione preventiva. Allora, perché quello che vi dico obbedisce a criteri di catalogazione estremamente pragmatici? Prima di tutto non c'è scritto, ma è perché manca uno standard di catalogazione che rispetti la specificità di questo materiale. In secondo luogo, perché, come vedete, i materiali sono estremamente eterogenei. Contengono ciò che, perlomeno per me, con una formazione musicologica, costituisce il vero manoscritto musicale, cioè partiture originali autografe, brogliacci, poi alcuni programmi SIAE, ma soprattutto i block notes, di cui dicevo prima, i quaderni, in quantità estremamente cospicua, che contengono corrispondenze tra gli M e le scene a cui fanno riferimento, i minutaggi, quindi sia materiale preventivo, cioè appunto presi durante la visione del girato, che materiale che contiene primi abbozzi, quindi sono tutti materiali preparatori, quaderni e lettere autografe che aiutano la contestualizzazione storica. Allora, la soluzione è che sarebbe orientata perlomeno dalle raccomandazioni contenute nelle guide per le catalogazioni dei manoscritti musicali, vorrebbero il privilegiamento di ciò che è musica notata, quindi partitura e brogliaccio. Però da questo punto di vista, nonostante in alcuni casi si possa vedere block notes e quaderni come materiali allegati, la cosa non può essere estesa, non può essere presa come metodo, prima di tutto perché block notes e quaderni comprendono spesso contestualmente appunti relativi a film diversi, per cui dovrebbero fare riferimento a cartelle diverse e a loro volta i faldoni contengono materiali relativi spesso a più di un film, anche tre o quattro, quindi manca la corrispondenza. D'altro lato, catalogare block notes e quaderni, tutti i materiali preparatori come materiali allegati, costituisce un'imposizione di una gerarchia che di fatto non esiste, perché il tutto deve essere preso come un insieme di dati complementari. Solo mettendo in rapporto tutti questi dati io riesco a ricostruire il lavoro che sta alle spalle della colonna sonora del singolo film. Quindi l'uso, prima di tutto per la catalogazione del programma, che è in uso presso la biblioteca Chiarini, cioè il software di catalogazione Cevina, obbedisce sì a criteri di interfacciabilità nei confronti del contesto, cioè degli altri fondi contenuti all'interno della biblioteca, ma costituisce soprattutto un modo già pronto, e quindi che evita la costituzione, perlomeno per ora, di un software e di un sistema di catalogazione, un principio di catalogazione meglio, ad hoc, ma che permette di orientarci mettendo in rapporto tutti i materiali l'uno con l'altro, e quindi, a prescindere dall'ordinamento che è quello originale, e a prescindere dagli interventi successivi che sono stati di tipo di carattere tipologico, come abbiamo visto, io, mediante i collegamenti al titolo che sono previsti dal software, riesco comunque a orientarmi all'interno del fondo, altrimenti ho molte notizie, molto dettagliate, dipende dal tipo di catalogazione usate, però ho tutti i relati. Allora, ecco qui, come vedete anche qui l'ordine è eccezionale, queste sono le partiture. I fogli sono già prestampati, tutto è aggiunto, sì, la notazione è aggiunta, la notazione e gli organici sono aggiunti a mano, e come vedete nell'angolo in alto a sinistra abbiamo sigle che si riferiscono ai film e N seguito da un numero progressivo.
Ecco qui, beh, qui avete l'interfaccia per le query, per le ricerche all'interno della, del catalogo, della biblioteca Chiarini, i risultati, il singolo record, che, eccolo qua, questo è questo aiuta i miei occhi. Okay? Allora, questo è un esempio che è relativo, come vedete, beh, abbiamo prima di tutto i punti d'accesso, quindi la tipologia, musica manoscritta, compositore, il soggetto che ci aiuta, se non altro, nella scrematura, perché ovviamente ci possono essere opere di Romagnino custodite nella biblioteca Chiarini che non fanno parte del fondo Romagnino. Il titolo del film, che è un link che, accompagnato dal regista, ci permette di collegare all'interno del fondo tutti i materiali confluiti nell'elaborazione del Colosso di Rodi e in generale tutti i materiali presenti e relativi al film all'interno della biblioteca. Poi nel campo della descrizione qui si attende un ripensamento, perché come vedete da contiene in poi, quindi dalla terza riga, comincia un campo note che è ricercabile in ogni sua parola, ma che non permette link, quindi l'usabilità da questo punto di vista, cioè, può essere corretta. Vedete comunque titolo, formulazione di responsabilità, la data e le date in generale, mancando all'interno della documentazione originale, vanno sempre intese come terminus antequem, perché si riferiscono alla data di distribuzione del film. Poi la consistenza, vabbè, le dimensioni. Noi abbiamo scelto di indicare gli estremi degli N, quindi dei brani contenuti all'interno delle partiture, e poi quelli contenuti all'interno dei brogliacci. In seguito, distinguendo il tutto tramite appunti, tutti gli altri documenti contenuti all'interno del faldone. Intendiamo che tutto questo costituisce un'unità documentaria, anche perché schede di spoglio a partire dai singoli M, sì, è una soluzione che è stata presa in considerazione, però alla fine si perde di vista ciò che è fondamentale, cioè il rapporto tra la colonna sonora concepita come opera singola e il film concepito come opera singola. L'edizione musicale, quando nota, è stata riportata, e i particolari della datazione ovviamente sono quelli che ho spiegato prima. Infine, se voi cercate il Colosso di Rodi, trovate questa, che è partitura e brogliaccio, però trovate anche due quaderni di punti che contengono la corrispondenza tra gli N, le scene, e i minutaggi e le osservazioni varie. Quindi, volendo, dato che tutto è conservato contestualmente, abbiamo il filo rosso per ricostituire tutto. È il sistema perfetto? No. Però, dicevo, mancano standard, sia per quanto riguarda la catalogazione della musica manoscritta, sia a maggior ragione per una cosa come questa, che è musica manoscritta, però è musica manoscritta di carattere particolare, funzionale, eterodiretta, come volete voi. E quindi questo è un problema su cui che merita di essere approfondito. E questa è la soluzione, una delle soluzioni.